Siamo. Dunque, buongiorno a tutti. Come ben avete visto in questi giorni, dal mercato di gennaio sono arrivati 4 calciatori nuovi. Robert Fex se ne arriverà direttamente alle 3 al Città di Ascoli, al centro sportivo. Gli altri ragazzi sono Loviso, Dramè e Morosini. Credo che Loviso non abbia bisogno di presentazioni, perché il suo passato da calciatore parla per lui. Un calciatore che già l'Ascoli aveva seguito lo scorso anno, che lo volevamo, e quest'anno, vista l'assenza di Pedersoli e un po' alcune problematiche che avevamo a centrocampo, con tutto rispetto anche per calciatori giovani che ci hanno rinforzato quest'anno, credevamo di mettere con Loviso quel tassello di esperienza e quel giocatore che comunque cercavamo e che andava a sostituire, diciamo, il Pedersoli di turno. Vanta presenza in Serie A, tanto in Serie B, è un giocatore di spessore, di carisma, di personalità, e siamo contenti che abbia accettato. C'è stato qualche tentennamento, ho sentito dire, perché il calciatore aveva diverse proposte, perché il Crotone, da quando è che l'aveva messo sul mercato, si era scatenata un'asta sull'Oviso, però noi siamo stati più convincenti e il ragazzo ha accettato di buon grado, anche perché Ascoli comunque è una piazza importante, storica e prestigiosa. Poi è venuto Osman Dramè, un giovane di bellissime speranze, dove il Padova ci punta molto e dove noi cercavamo, anche l'Ascoli da questo punto, da oggi ci punta molto, cercavamo un'alternativa alle nostre punte, come caratteristiche soprattutto, perché abbiamo delle punte forti fisicamente, strutturate, ma magari non ha uno quella caratteristica di velocità che sappia saltare l'uomo, che invece è Osman Dramè. E siamo sicuri che si integrerà, che farà bene, che farà il caso nostro. Poi Morosini, di cui se ne parla un gran bene, è un giovane, è un 91, è un investimento da parte della società, l'abbiamo presa a titolo definitivo, e anche lui ci darà una mano nel nostro centrocampo, che è vero che è folto, ma il campionato è lungo, sono 42 partite. Abbiamo visto già alcune defezioni, vedi Fossati che probabilmente starà fuori per diversi giorni per uno stiramento, e quindi Morosini è anche un tipo di centrocampista che potrebbe fare al caso nostro e darci una mano sia per quanto riguarda la parte mediana che quella, insomma, del centrocampo, delle mezzale in senso puro. E viene dall'Albino Leffa, ha già disputato diversi campionati Lega Pro con ottimi risultati. E poi Robert Fexesin è un felice ritorno, è la punta che cercavamo, magari non come nome, ma cercavamo una punta con queste caratteristiche. Lui ad Ascoli è ben visto e amato, perché quando la sua esperienza precedente in 19 partite ha fatto 8 gol e si è fatto apprezzare dalla piazza. E quello che ci fa ancora più piacere è che quando l'abbiamo chiamato si è messo subito in macchina e ha raggiunto Milano per apporre la firma. Questo è importante anche perché lui ha rifiutato il Cluj poche settimane prima, che poteva disputare la Coppa Campioni. Questo è quanto, ora bisogna lavorare, subito azzerare la penalizzazione. Credo che la squadra sia notevolmente cambiata come uomini e come anche giocatori. C'è ancora il mercato aperto di altri 10 giorni per le tre società, Vicenza, Grosseto e Lecce. Se c'è la possibilità di poter prendere attraverso qualche scambio un difensore, saremmo ben grati, perché numericamente forse là siamo in minoranza, però credo che la squadra oggi sia competitiva a tutti gli effetti. Ora i giocatori sono magari a disposizione per qualche domanda della stampa. Io volevo fare una domanda. Sì. Una rosa ampia adesso attualmente? Avere molti giocatori che, in poche parole, ce ne sono parecchi che sabato non possono essere convocati, vanno in tribuna. Ma molti, soprattutto a centrocampo abbiamo un po' abbondanza. Molti sono giovani, però se consideriamo che Morosini è un 91, Anini è un 91, Capece è un 92,
Quindi sono già per 3-4 calciatori che sono giovanissimi, che se c'è la possibilità, magari in questi giorni, Capece ce lo stanno chiedendo tutti, Lecce soprattutto, però vorremmo tenerlo. Poi Capece mancherà tanto quest'anno per la nazionale, anche adesso è andato al partito nazionale, mancherà per 2 settimane, verrà solo a giocare. Quindi io credo che tra infortuni, tra convocazioni nazionali di Capece, e il fatto comunque che alcuni giocatori sono molto giovani, hanno bisogno di crescere, non credo che crei tanti problemi al mister nella scelta dei calciatori, anche perché se noi avessimo 10 centrocampisti, tutti come, non so, di caratura e di spessore come Loviso, Di Donato o lo stesso Russo, sono questi i 3 elementi su cui l'Ascoli punterà molto, che sono quelli di esperienza e di spessore e che hanno fatto anche campionati e che hanno dimostrato. Gli altri sono tutti giovani di bellissime speranze, perché abbiamo visto anche come Fossati sabato quanto di buono sappia fare.